Ho fuso quelle che probabilmente sono le sfide Pokémon più difficili di sempre, ossia la Kaizo Iromon e la Hardcore Nuzlocke, e probabilmente ho creato un mostro. La genesi di questo format è particolare. Tempo fa uno youtuber e streamer canadese di nome Smollant propose alla sua community una mod di Pokémon Smeraldo. In essa il team del giocatore cambiava ogni qualvolta si avviava una battaglia. Ottieni Mudkip come starter e ti approcci ad affrontare la prima lotta con Vera? Beh, scordati Mudkip, quel Pokémon potrebbe diventare un leggendario oppure Caterpie. Questa mod si trova sul gruppo Discord di Smollant, è disponibile per tutti ed è un po' di tempo che cercavo un modo per portarla sul canale in maniera non banale. Perché personalmente giocare un tipo di ROM del genere senza impormi un qualche tipo di regola mi annoia presto. Finché qualche giorno fa non ho avuto l'idea più banale della storia. Giocare questa modalità con le regole dell'Hardcore Nuzlocke, la challenge Pokémon più difficile mai realizzata. Le sue regole saranno le solite. Ogni Pokémon sconfitto è considerato morto. Una sconfitta intera del team implica un game over, è possibile fare una singola cattura per area di gioco e infine sono vietate le cure in battaglia, è obbligatorio utilizzare lo stile fisso e occorre imporsi un level cap pari al miglior Pokémon del prossimo capopalestra. Normalmente la Hardcore Nuzlocke è considerata la challenge Pokémon più difficile per una motivazione molto specifica, ossia che per giocarla è richiesto un certo livello da parte del giocatore e soprattutto una conoscenza profonda di Pokémon, e poi perché è sempre richiesto al giocatore di ottimizzare al meglio la propria partita, perché non si possono commettere errori, un Pokémon morto non sarà più utilizzabile. Bene, ma cosa potrebbe succedere se al giocatore viene costantemente data una nuova squadra che può essere più o meno forte a seconda del caso? Non è forse questo l'assunto base invece della Kaizo Iromon, l'altra sfida Pokémon estremamente difficile? Già, perché se la Hardcore Nuzlocke è difficile perché è richiesta molta bravura del giocatore per portarla a termine nel miglior modo possibile, la Kaizo Iromon lo è invece per un altro fattore, ossia che richiede molta, ma molta fortuna. E allora, dopo aver provato per la prima volta questa idea così semplice su Twitch, mi sono accorto che forse nasconde l'equilibrio perfetto tra le due sfide. Esattamente come nella Kaizo Iromon, è possibile trovarsi in situazioni estremamente fortunate ed estremamente sfortunate. Ma avendo a disposizione, come in una Hardcore Nuzlocke, più Pokémon, ma comunque in risorse limitate, nelle situazioni sfortunate si può provare tramite la propria capacità e le proprie competenze ad uscirne illesi. Questo, per intenderci, è il team con cui mi sono dovuto trovare ad affrontare Valtteri, il terzo capopalestra di Hoenn, nel mio primo tentativo. Non è assolutamente un team fortunato per affrontare un capopalestra di tipo elettro, specie quando dalla sua parte c'è un Magneton, ma sfruttare al meglio i 6 Pokémon che ti vengono dati può permettere al giocatore di andare oltre questa sfida e proseguire nell'avventura. Insomma, salvo situazioni estremamente tragiche, ma a mio modo di vedere anche estremamente improbabili, a differenza della Kaizo Iromon ci sono modi molto più concreti per gestire il fattore sfortuna, e per farlo attraverso le dinamiche dell'Hardcore Nuzlocke. Un giorno arriveranno video più approfonditi su questo format, ma spero di aver stimolato a sufficienza la vostra curiosità per venire in live quest'oggi alle 15 su Twitch e seguire il nostro secondo tentativo, nel quale, non senza patimenti, abbiamo superato Walter. Non ero assolutamente convinto che questa idea potesse essere vincente, ma credo che, limando alcuni aspetti, questo potrebbe essere un format centrale del canale nei mesi a venire. E infatti questo video non era previsto perché a agosto non c'è nessuno, era un'idea tappabuchi, ma credo che sia doveroso darle il giusto merito e la giusta attenzione. Quindi vi aspetto su Twitch per seguire il gameplay in questione e preparatevi, perché con ogni probabilità su questo format arriveranno altri video più dettagliati di questo.